La squadra mobile di Catanzaro ha arrestato 5 esponenti di primo piano della cosca Giampà di Lamezia Terme. Nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Domenico Zagami, avvenuto nella cittadina il 14 agosto del 2004, il delitto è maturato nel corso di una cruenta guerra di mafia con la cosca avversa dei Gerra Torcasio Gualtieri. Le indagini hanno accertato responsabilità sia dei soggetti appartenenti al gruppo di fuoco, sia quelle dei mandanti dell'omicidio inseriti nella cosiddetta commissione che definiva le decisioni illecite relative alla famiglia Giampà. A rivelare la colpevolezza della cosca Giampà è stato un collaboratore di giustizia, secondo il quale a decidere ad eseguire l'eliminazione furono esponenti di vertice del clan Lametino. È stata denominata Dura Lex l'operazione odierna condotta dalla Guardia di Finanza di Vibo Valentia, che ha portato all'arresto di 3 noti imprenditori vibonesi e del loro commercialista accusati di bancarotta fraudolenta per un valore di 2,7 milioni di euro, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di false comunicazioni sociali. La Guardia di Finanza ha sequestrato 2 società, disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore di circa 3 milioni di euro. Conferenza stampa di presentazione alla Casa delle Culture del Comune di Crotone per l'iniziativa Museo e Giardino di Pitagora, motore di sviluppo e coesione sociale. Il 9 luglio presso i giardini e il Museo Pitagora sarà presentato alla cittadinanza il progetto Uno sviluppo per una forte identità comunitaria, percorsi culturali, scientifici, religiosi, turistici e ambientali per la coesione sociale. Il progetto sarà realizzato da un gruppo di associazioni, cooperative e istituzioni del territorio. La Regina Calcio ha ufficializzato il nome del nuovo tecnico. Si tratta di Davide Dionigi, ex attaccante degli Amaranto e del Crotone. Dionigi lo scorso anno ha guidato il Taranto in Lega Pro e oggi ha sottoscritto un accordo contrattuale che lo legherà alla società di Lillo Foti per 2 stagioni. La presentazione del nuovo tecnico e del suo staff si terrà lunedì 9 luglio alle 11 presso la Sala Regina dello Stadio Oreste Granillo.